Ciao, sei il proprietario di un appartamento che sta cercando di venderselo privatamente e si è già stancato di fare visite giovedì, venerdì, sabato mattina senza vedere la luce alla fine del tunnel? Ecco, ti invito a vedere questo video perché oggi ti spieghiamo la tecnica dell'open house. Ciao, sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista da oltre 20 anni che si occupa di vendere immobili commerciali e residenziali in tutta Roma e provincia. Con questo video oggi ti parlo della tecnica dell'open house, termine che tradotto in italiano in maniera semplice significa vendere l'immobile con la casa aperta, ossia praticamente ricorrendo a questa metodologia di appuntamento che esclude la visita singola con ogni persona che vuole visitare l'immobile, ma si organizza appunto un insieme di visite contemporaneamente, quindi si apre la casa per un'ora, due ore, tre ore, a seconda di quanto saranno i partecipanti all'open house, e si fa in modo che durante quel periodo di tempo più persone contemporaneamente possano vedere l'immobile per tutto il tempo che desiderano. Ora, i vantaggi per il proprietario sono davvero tanti. Prima di tutto, il proprietario non è più impegnato due ore magari il giovedì e poi la mattina del venerdì e poi la mattina del sabato, perché come tutti ovviamente ha i suoi impegni, impegni di lavoro, impegni di famiglia, e star dietro alle diverse esigenze degli acquirenti diventa un vero e proprio lavoro. Dall'altro lato, un altro grande vantaggio è legato al fatto che il proprietario magari ha, come fanno un pochino tutti, stabilito degli appuntamenti in sequenza, quindi non so, una persona la farà fa vedere casa alle 16 di giovedì, un'altra alle 16:20 dello stesso giorno, poi a seguire alle 16:40. Però poi spesso nelle città molto trafficate, come per esempio a Roma, può succedere che il cliente delle 16:20 si presenti più tardi e poi la casa gli piace e vuol far vedere la casa al proprio tecnico, oppure la può far vedere al compagno o al coniuge che nel frattempo è rimasto imbottigliato nel traffico in un'altra macchina. Insomma, diventa un vero e proprio situazione complicata. Ma un altro problema qual è? È che vedendo il singolo acquirente da solo l'immobile non ha la percezione di quanto quell'immobile sia richiesto dal mercato. E quindi già mentre il proprietario lo accompagna in strada dopo la visita per salutarlo, poco prima di arrivare alla porta l'acquirente farà la fatidica domanda quanto è trattabile il prezzo, sottolineando, spesso accade questo, che lui appunto è già pronto a comprare e quindi è pronto anche a iniziare una trattativa con una richiesta di sconto del 10-20% rispetto al prezzo richiesto per il proprietario. La tecnica dell'open house presenta numerosi vantaggi anche per gli acquirenti. Innanzitutto, gli acquirenti non hanno l'ansia di dover arrivare puntuali all'orario prestabilito, cosa che diventa sempre più difficile in una città caotica come Roma, ma sanno che possono partecipare a una determinata fascia oraria, per esempio sabato mattina tra le ore 11 e le ore 12, e possono quindi arrivare tranquillamente senza l'ansia di dover parcheggiare, senza l'ansia di arrivare qualche minuto in ritardo.
Un altro grande vantaggio è che non hanno i minuti contati per visitare l'immobile. Spesso una lamentela durante le visite all'immobile, quando questo piace, è che c'è già la pressione del proprietario ad accompagnarli alla porta perché sta per arrivare il cliente della visita successiva. Durante l'open house l'acquirente si può visitare l'immobile 5 minuti se ritiene di fare una visita sbrigativa o 40 minuti se ha voglia di approfondire la visita, prendere delle misure, fare domande e chiedere quante più informazioni. Un altro vantaggio per l'acquirente è quello che durante la visita con l'open house, se si rende conto che l'immobile è proprio quello che cercava, avendo iniziato la visita a un certo orario, durante la stessa fascia di appuntamenti può chiamare immediatamente il proprio coniuge, il proprio compagno, il proprio consulente perché lo raggiunga per poter dargli immediatamente sul posto quel supporto o quella opinione di conferma del suo gradimento per quell'immobile, così da non dover magari rimandare al futuro una nuova visita e rischiare nel frattempo di perdere l'immobile. Ora è normale che per un proprietario privato l'organizzazione di un open house è un vero e proprio lavoro, quindi il consiglio è quello di rivolgersi ad agenti immobiliari esperti, ma soprattutto che la sappiano applicare questa tecnica, perché è una tecnica che può essere trasformata in una sorta di banchetto dove molti fanno l'open house per offrire pizzette, panini e tramezzini agli acquirenti che poi si fermano lì a mangiare e sono più concentrati sul buffet che non sulla bellezza dell'immobile, quando invece bisogna dedicare l'attenzione alla potenzialità di vendita dell'immobile. Quindi nel nostro caso noi presentiamo l'appartamento sempre con l'open house, facciamo trovare tutte le informazioni già prestabilite e indicate in un documento che viene poi consegnato agli acquirenti, in modo che ogni persona che è interessata torna a casa con tutte le informazioni di quell'immobile senza avere nessun tipo di dubbio. Facciamo trovare presente anche un architetto che possa consigliare al potenziale acquirente un'eventuale ristrutturazione, i suoi costi e se si possono o meno abbattere certi muri, e facciamo trovare un consulente mutui che lì sul momento possa già far capire a un acquirente se il mutuo che lui ha in testa per quell'immobile sia effettivamente ottenibile o meno, ed è prezioso questo intervento perché magari una persona si rende conto che la casa gli piace ma è spaventata dall'aver scoperto che per certi lavori da fare ci vogliono 50.000 euro in più rispetto al preventivato, e quindi a quel punto il consulente mutui riesce subito a fargli capire se quella casa lui la può comprare o la può escludere. Ecco, è un insieme di attività che vengono tutte riassunte poi nella finalità ultima di riuscire a ottenere la migliore offerta da parte dei potenziali acquirenti. Qualcuno a volte ci chiede: ma voi così facendo fate un'asta? Perché ovviamente l'acquirente sa che durante l'open house è possibile prendere anche più di un'offerta per quell'immobile, ma non è un'asta, perché nessuno, in base alla normativa della privacy, viene a conoscere qual è l'offerta fatta da un altro. Ognuno è libero di fare la propria offerta, le offerte vengono raccolte e portate ai proprietari, e i proprietari con la massima libertà decideranno se accettarne una o se rifiutarne, perché magari nessuna corrisponde al prezzo desiderato. È comunque una tecnica molto molto efficace per ottenere una velocizzazione della vendita, ma soprattutto anche per ottenere immediatamente la
cartina di tornasole di come sta andando la propria vendita, perché è normale che ci si rende conto immediatamente se uno riesce a convogliare 40 persone in una visita, no? In 2 ore o in 3 ore, ci si rende immediatamente conto se il mercato risponde bene rispetto a diluire 40 visite magari in un mese. In quel mese quelle 40 persone vanno a vedere tanti altri immobili e quindi magari il proprio appartamento viene un po' messo da parte. Per questo o altri consigli puoi contattarci ai numeri della LR Immobiliare, puoi seguirci su tutti i nostri canali social e vedere il nostro sito www.lrimmobiliare.it. E se questo video ti è piaciuto ti invito a iscriverti al canale, a mettere un mi piace e a cliccare sulla campanella per le notifiche dei prossimi video. Buona vendita con l'Open House da Leonardo Raso.